Bene, diamo infine un'occhiata a una opzione super esclusiva della mia app, ovvero sia la programmabilità della mia app in Java, questa qua. Ecco, la mia app è possibile programmare dei plugin in JavaScript per fare assolutamente ciò che si vuole. Ecco, a questo punto, questa è la super flessibilità della mia app, non è rappresentata solo dalle sue più di 100 macro opzioni, 5.000, più di 5.000 singole impostazioni, 5 modi automatici, 30 modi speciali, eccetera, eccetera, ma anche dalla possibilità di programmarsela finemente, esattamente come si vuole, qualora sia ovviamente, si abbia una conoscenza almeno del JavaScript e delle istruzioni ad esse relative che potete vedere qua. Queste sono le istruzioni che vi danno in pratica la possibilità di accedere alle mie funzioni e quindi a diciamo usarle come volete voi. Qui sono spiegate molto dettagliatamente, nel senso sono elencate tutte dettagliatamente, poi chiaramente bisogna farci la pratica. Sono tutte precedute dalla parola chiave FNR e poi, come potete vedere, FNR qui segue la specifica istruzione che viene illustrata qui nell'aiuto. Ecco, diamo un'occhiata. È possibile inserire chiaramente per prima cosa il nome del plugin. Ne potete creare ad esempio uno nuovo e scrivere il nome. Ecco. Oppure potete cancellarne uno esistente. Ecco, qui per esempio c'è un piccolo pezzo. Ecco, in alto, scusatemi. Avete la possibilità di definire per tutte i plugin il tempo di ciclo, ecco la famosa on timer. Quindi avete n possibilità di far girare, diciamo, il plugin. Prima chiaramente dovete attivarlo, poi avete la possibilità di legarlo a un evento timer, quindi qui per esempio ogni 30 secondi verrà fatto girare questo particolare codice, oppure sull'arrivo di una notifica, sull'arrivo di una telefonata, su una variazione delle condizioni di connessione al Bluetooth e su una variazione di posizione di localizzazione GPS, ad esempio. Ecco. Nello specifico, una volta che avete definito, ecco, per esempio, io ne ho definiti N, potete chiaramente passare da uno all'altro per visionarli. Potete attivarli, disattivarli, eccetera, eccetera. Ricordate, solo una attiva e collegata a un particolare evento girerà. Ecco, andando adesso nello specifico, li programmate chiaramente in questa finestrella. Questo qua, per esempio, serve per disattivare la modalità sleep quando connettete un device Bluetooth. Quindi, per esempio, se è in fase di sleep e se c'è connesso un qualsiasi, appunto, l'asterisco, un qualsiasi device sul BT, sul Bluetooth, oppure è connesso via jack, allora viene disattivata la modalità sleep. Qualora invece non ci siano queste condizioni, viene riattivata la modalità sleep. Praticamente un override alla modalità sleep quando connettete un dispositivo Bluetooth. Ok, ecco, tanto per spiegarvene uno in particolare, ovviamente siete liberi di scrivere qualsiasi codice vogliate che utilizza le mie molteplici istruzioni che vi ho messo a disposizione. Ecco, tornando a noi, poi qui vi troverete le finestrelle che vi consentiranno di capire se di farvi un test chiaramente dell'app stessa, ecco, scusatemi, del JavaScript stesso, vedere se è corretto, altrimenti compariranno chiaramente gli errori di sintassi che avete fatto. Ecco, qui la finestrella violetta vi consente di vedere, per esempio, mettete delle stampe di debug tipo print debug. Ecco, in questo caso potrete vedere le stampe e comprendere cosa sta accadendo. Va bene, qui nell'aiuto avete accesso a tutte le istruzioni. Ricordate che queste istruzioni sono precedute dalla parola chiave FNR. Quindi, ad esempio, FNR.enable, FNR.isenabled, aperta chiusa, eccetera, eccetera. Ok.